Benvenuti a Zoom Stile. Quando Felice Limosani mi ha portato il progetto di Pezzi di Pace, a parte il titolo che è bellissimo, mi è venuto veramente una sindrome di Stendhal, cioè il bello conquisterà il mondo. E sono rimasto veramente colpito. Pezzi di Pace è un dialogo privo di parole, attinge al linguaggio della scultura, dell'estetica, ma credo che si completi fortemente con l'esperienza percettiva, sensoriale e contemplativa del pubblico. Io ho attraversato praticamente tanti anni della mia vita. Mi ricordo quando si parlava di Rosai, si parlava di Soffici, poi di Sironi e via andando avanti. Tutti gli artisti, da Palladino, Pomodoro, Scheggi, Capogrossi, io l'ho vissuti tutti in prima persona, Boetti, non parliamo di Boetti e di Fontana, ma con Felice Limosani mi sono spinto in avanti, perché sennò si diventa degli antiquari. Questo lavoro mette in atto un mio personale interesse che ho già espresso in altre opere verso la percezione, verso le correzioni prospettiche e verso l'individuazione di quegli ambienti che esistono ma non si vedono e soprattutto che riescono attraverso la contemplazione e l'emozione a portare il pubblico a una vera esperienza interiore ma anche un'esperienza di pensiero, di riflessione, di approfondimento. Arte contemporanea significa vivere il proprio tempo e ritengo che gli specchi non abbiano nessun merito nel riflettere una realtà drammaticamente intrisa di guerre, di ingiustizie sociali, di diseguaglianze, senza parlare del baratro ambientale in cui ci troviamo. È affascinante perché c'è della musica, c'è l'acqua, c'è questo obelisco ruotante. È una cosa molto bella, molto bella. A me ha colpito molto. Io che ho 50 anni di esperienza nel campo dell'arte non avevo mai visto nulla di simile. E in arte conta molto avere l'originalità delle cose. È una vera emozione, è una grande magia vedere il pubblico raccogliersi, emozionarsi e contemplare attraverso la mia arte. Questo vuol dire molto per me. Ho dato fiducia ad un giovane, ad una persona, ad un artista che credo meriti l'attenzione dei critici e del mondo dell'arte. I suoi lavori non sono solo statici, ma sono pieni di poesia. La pace non è qualcosa che si conquista nel far la pace, ma qualcosa che si pratica, che si costruisce con la gentilezza, l'educazione, la conoscenza, l'umanità. Credo che il lavoro di Felice Limosani sia un qualcosa che possa dare un segnale di pace veramente. E spero che si porti dei pezzi di pace in giro per il mondo.
Pezzi di pace nasce da un'ispirazione e da un verso del poeta Paul Éluard che ci ricorda che c'è un altro mondo, ma è in questo. È tutto. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom Stile.